Bello della diretta. Eccoci qua. Allora, siamo live. Come sempre, chiedo qualche secondo per condividere i vari link sui social e nel frattempo introduco l'ospite di oggi, a cui ovviamente va il mio ringraziamento per questa opportunità, per questa chiacchierata. E quindi sono contento di fare due chiacchiere oggi con Luca Fiorino, che come vedete dal banner sotto impressione è giornalista sportivo per Super Tennis, che io, come dicevo lui, conosco bene la voce, ma la faccia ovviamente del telecronista non sempre si conosce, quindi oggi sono contento di vedere voce e faccia Era abbinate. meglio non Quindi vederla, in Luca, realtà. no, 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 Grazie però comunque per l'invito, Marco. grazie a te. No, dicevamo anche prima, scherzando, che la caratteristica del telecronista è anche proprio quella, un po' penso anche i telecronisti del calcio, che della voce si sanno tutte le sfaccettature, della persona in sé a volte non si conosce molto, ed è anche un po' il fascino, secondo me, Vero. del telecronista, che la voce o comunque i modi di parlare, i modi, gli intercalari, sono molto caratteristici e la voce rende molto. Quindi No, Luca, io è vero. ti ringrazio per questa chiacchierata. Ovviamente parleremo di tennis sotto più punti di vista. Come sapete, Luca è telecronista per Super Tennis, quindi il tennis lo vive quotidianamente. Posso chiederti da quanto tempo che fai telecronista per Super Tennis? Sono 5 anni. 5 anni, bene, bene. Quindi da parecchio tempo, e io da qualche anno in più invece faccio l'istruttore e volevo proprio iniziare con Luca introducendo proprio gli argomenti che sono in qualche modo connessi fra il mio modo di vedere il tennis e il suo modo di vedere e parlare di tennis, ovvero partendo dalla parte, diciamo, mentale, quella che riguarda appunto la parte tattico-mentale, sia parlando di giocatori professionisti, dove ovviamente Luca è più esperto di me, e sia anche parlando in maniera abbastanza più, diciamo, terra-terra, quindi anche il tennis giocato tutti i giorni dagli appassionati, dove, come dicevo Luca, io ritrovo molta difficoltà nei tennisti di categoria ad affrontare certi aspetti da un punto di vista mentale nel tennis, che molte volte determinano la vittoria o la sconfitta, sia appunto a livello amatoriale sia anche a livello professionista. Introduco brevemente facendo un aneddoto, proprio recentemente a Roland Garros, mi viene in mente il caso della Osaka, che per questioni, credo, personali, perché ha specificato più che altro in quel motivo, ha prima deciso di rifiutarsi di fare le conferenze stampa, e immagino che per voi giornalisti sia a volte un po' spiazzante una decisione del Molto. genere, e poi definitivamente di ritirarsi da Roland Garros, considerato che parliamo della numero due del mondo, quindi è comunque una notiziona e fa riflettere. Ora lascerei la parola a te, per appunto dialogare su questo argomento, aspetto mentale nel tennis, parlando anche un po' dei cosiddetti next gen, quindi la futura generazione di tennisti, che ormai futura è poco, nel senso che è attuale, che però non riescono ancora, sia a livello slam ma anche a livello di classifica, a parte qualche eccezione, a sovrastare i cosiddetti Fab 3, che ormai sono rimasti Fab 2 perché il terzo ci consente ancora di giocare a grandi livelli, ma è ovviamente un po' sceso di classifica per ovvi motivi. Eh sì, la carta d'identità d'altronde è quella, per cui voglio dire, andiamo per i 40, sarebbe assurdo pensare che possa ancora vincere Slam, magari perché no, uno Slam a Wimbledon può anche darsi, però dubito che ne possa vincere più di uno, no? La domanda su Federer è più che altro, riuscirà a vincere almeno un altro Slam, un po' quello che si dice anche di Williams, no? Di Serena Williams. Beh, che dire, io partirei forse anche più dalla campagna Next Gen, no? Una campagna marketing che in realtà è stata creata proprio per far uscire fuori dei nuovi volti e personaggi con, ecco, un appeal mediatico che potesse in un certo senso contrastare proprio i Big Three, i Big Three. E questo perché? Per assicurarsi magari un domani dei futuri nuovi protagonisti. E secondo me
come immagine, come idea di base, è stata molto intelligente come, come scelta. È anche vero che poi però parliamo dei Fab 3 e ci rendiamo conto che siamo davanti a tre fenomeni non solo di questa epoca, a mio modo di vedere, ma di tutti i tempi. Cioè, è difficile vedere tre giocatori nella stessa epoca, o quasi, anche se Federer ha qualche anno in più rispetto a Djokovic e Nadal, vincere tutti questi slam, tutti questi tornei, fare addirittura tabula rasa, no? Di così tanti eventi. E infatti spesso la domanda, o quantomeno il quesito che la gente si pone, è: chissà senza i Federer, i Djokovic o i Nadal quanti titoli slam avrebbe potuto vincere un Berdych, no? O anche lo stesso Nalbandian, che fa abbastanza specie pensare che un giocatore come Nalbandian non abbia mai vinto un titolo slam, un giocatore dalle sue qualità, insomma. Fatto una finale. Esatto, esatto. Però, sai, dici, uno come Nalbandian non ti può non vincere uno slam, invece così è accaduto. Tornando ai next gen, beh, sicuramente da una parte devono in un certo senso prendersi carico di questa grossa, non la definirei eredità, ma carico di responsabilità. Perché se da una parte è vero che questa campagna marketing ha dato loro un po' di appeal, no? Ha voluto creare nuovi volti per il tennis del domani, dall'altra però le pressioni sono decisamente alte. E basti pensare al Canada, adesso esempio molto banale, però sì. Jelly Assim, sette finali, sette sconfitte. O anche lo stesso Shapovalov, no? Parliamo di due grandissimi giocatori, perché uno è 2000 e l'altro è 99. Però che ancora non sono riusciti a vincere Aliassimo un titolo, Shapovalov magari, ecco, a livello 1000 si pensava potesse già, ecco, fare qualcosina, non di più, perché comunque qualche risultato, qualche piazzamento l'ho ottenuto, ma almeno vincere un 1000. Per cui, ecco, le pressioni sono tante. Come gestire queste pressioni, no? Perché non è semplice in realtà. E poi immagino che un domani, quando smetteranno i Djokovic, Nadal, i Federer, si dirà, vabbè, alla fine qualcuno prima o poi doveva vincerlo, è per quel motivo che hanno... Poi, ecco, si sono sbloccati, hanno aggiunto alla casella zero delle vittorie a livello slam, a livello 1000, un titolo, due titoli, tre titoli e quanti, insomma, riusciranno a conquistarne. Per cui tu parlavi ovviamente del tennis dall'aspetto mentale, sia a livello pro, ma anche, no, a livello, definiamo, un po' più amatoriale. Esatto. E io credo che però ci siano tante analogie, no? Si possono anche fare tante... sì, tanti paragoni, perché basti pensare anche, no, ai primi 50 al mondo, no? O, ecco, la differenza tra i primi 50 e i primi 200 al mondo. Io credo che in termini prettamente tecnici, tattici, la differenza è davvero minima, anzi, forse non esiste neanche. E cos'è che fa la differenza? La cabeza, no? La testa, delle volte. Quante volte, adesso mi metto nei miei panni, no? Quante volte noi telecronisti, sì, diciamo... E ha vinto la partita perché è stato più bravo a gestire i momenti chiave del match. Quante volte? Svariate volte, no? Sì. Sembrerà una banalità, però è la verità, perché spesso ci sono giocatori che sai che in determinati momenti della partita si possono un po' incartare, altri che al contrario, è lì che si vede il grande campione, nei momenti di più alta pressione riescono a tirar fuori il meglio del proprio tennis. Ecco, secondo me questa è la differenza tra il grandissimo giocatore è l'ottimo è giocatore, cioè, come è il campione, ovviamente, come gestire i vari momenti della partita. In questo i Fab 3 sono fenomenali, e ti dirò di più, c'è anche una differenza tra Djokovic e Nadal con lo stesso Federer, perché comunque, per quanto abbia vinto tantissimo Federer, però, ecco, un giocatore che ti perde così tante partite con match point a suo favore, significa che, è vero che ne ha giocate diverse, tantissime, ed è un campione assoluto, però significa che forse qualcosina in meno da questo punto di vista rispetto agli altri due abbia, e poi ha tanto, secondo me, di più sotto altri punti di vista rispetto a Djokovic e Nadal. Siamo lì, perché ieri vedevo su Eurosport il dibattito, no? Chi è il migliore di tutti i tempi, e le percentuali erano tipo 30-30-30, per cui stavano tutti lì, poi hanno messo, non so perché, Williams, che era al 4%, per cui io in questi casi preferisco sempre dire che non esiste, che magari puoi dire di ogni epoca chi è il più forte, ma in base ai risultati, perché poi c'è il Federer che dal punto di vista estetico ti prende, ti rapisce, ti cattura il cuore, c'è il Djokovic che è una macchina da guerra e ha dimostrato, a mio modo di vedere, di essere, almeno in termini di risultati, più forte degli altri due, e poi c'è Nadal che sulla terra ha fatto miracoli, ma non solo, perché penso che dei tre sia il giocatore che più è stato bravo ad evolversi, a trasformarsi, ad adattarsi, no, al tennis col passare degli anni, perché si diceva
tu mi insegni, Marco, chissà tra 10 anni Nadal con tutto questo dispendio energetico, cosa farà? Beh, è ancora oggi favorito a Parigi, eppure gioca un tennis diverso rispetto a prima, molto meno fisico, ma molto più di testa. E questo lo vedi nei grandi campioni. Sì, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, ma anche proprio sulla cosiddetta differenza fra questi tre e gli altri, perché ahimè c'è, non è solo una questione di numeri, anche se i numeri subito pongono la questione da un certo punto di vista, quindi i numeri sono evidenti. Però io quello che chiacchieravo anche l'altro giorno con Luca Valdissera, da un punto di vista mentale, ad esempio il professionista rispetto all'amatoriale non ha solo, diciamo, l'aspetto in campo da gestire, ma anche tutto il resto. Appunto, prendiamo di nuovo esempio la Osaka. Queste persone, facendolo di professione, hanno il pre-match, il post-match, le conferenze, le cene, gli inviti, le pubblicità, le foto, cioè hanno veramente tanti momenti che dal nostro punto di vista deve essere tutto bellissimo. Quando diventa una routine, credo, e quando diventa una routine pressante, cioè non hai voglia di fare la foto, devi andare, se no perdi il contratto, per dire. Non vuoi fare la conferenza stampa, ti multano. Non vuoi allenarti perché oggi preferisci stare a casa, tanto il conto in banca è tranquillo, devi allenarti, se no è un attimo che scendi di classifica. Quindi a volte uno pensa all'aspetto mentale solo dal punto di vista, diciamo, tennistico. In realtà, secondo me, la grandezza anche di questi tre, e qualcuno anche oltre a loro, è quella non solo di saper gestire benissimo tutto il tennis, quindi dentro e fuori dal campo, ma di gestirlo in continuità. Io mi ricordo negli anni 90, o comunque i primi anni 2000, ce n'erano tanti di personaggi, come dicevi tu, anche da un punto di vista mediatico, che avevano un appeal maggiore di altri, ma che probabilmente si sono un po' persi anche a causa di queste pressioni fuori dal campo. Perché tecnicamente, come dicevi tu, il numero 100 del mondo che fa lo sparring con Djokovic, e Djokovic stesso a dire non c'è differenza fra me e lui, tecnicamente, la velocità di palla è quella, la preparazione atletica è ottima, cosa fa la differenza? Questo. Però anche, secondo me, tutto il resto, cioè uno come Djokovic, comunque, da un punto di vista mediatico, arrivando dopo Federer e Nadal in termini di vittorie, ha dovuto subire non poche pressioni, ed è stato bravo, secondo me, a gestirle al meglio. Perché comunque, parliamoci chiaro, io quello che sento nei gruppi online o anche così nelle chiacchierate con i giocatori, Djokovic è quello antipatico, è visto come il terzo incomodo. È il terzo incomodo. Nadal all'inizio era quello antipatico perché batteva Federer, ma poi abbiamo avuto modo di apprezzarlo per tutte le sue qualità, perché ne ha moltissime. Federer, cosa gli vuoi dire? È bello da vedere tennisticamente, è efficace, è vincente, però anche i primi anni, mi ricordo 2001, il match contro Sampras, dava un po' fastidio che un ragazzino di quel... per quanto eravamo... era innegabile che fosse già abbastanza forte, perché dava un po' fastidio, perché è nuovo. I nuovi di oggi a me non dispiacciono, come dicevi tu, da un punto di vista mediatico, un Kyrgios, uno Shapovalov, o prendendo i nostri italiani, un Sinner o un Musetti, non dispiace, anzi, piacciono, diciamo la verità. Sì, sì. Bisogna capire, appunto, nei momenti importanti. Nei momenti importanti io capisco che una finale in un ATP 1000, come è successo a Sinner, o un grande palcoscenico, che in realtà adesso senza pubblico è difficile chiamarlo grande palcoscenico, però può impensierire da quel punto di vista. Non è facile, non è assolutamente facile. Niente. Però Marco, se mi permetti, aggiungo quello che giustissimo hai detto tu, che soprattutto quando raggiungi vette così alte, è fondamentale, qui magari torniamo anche su Osaka, farsi circondare da un team molto, ma molto bravo anche a toglierti un po' questi problemi da torno, no? Perché sì, alla fine sì, questo penso sia rilevante.
e per cui, sai, non hai più il pensiero, ecco, della pubblicità, perché poi ovviamente gli sponsor e quant'altro, perché più stai in classifica, più gli sponsor ti bussano alla porta. È chiaro che poi gestire tutto questo, no, movimento di entrate, non solo di notorietà e quant'altro, non è semplice. E credo che in questo sia fondamentale proprio servirsi di un team, di uno staff con le spalle larghe, che ti consenta di avere meno problemi possibili esterni, e poi ovviamente in campo sei da solo, sei ingabbiato nel tuo mondo, e lì la devi chiaramente te la devi sbrigare tu. Però credo che il team sia una parte fondamentale per gestire le pressioni esterne, che, come dicevi giustamente tu, sono tante, e soprattutto quando sei giovane, tipo Musetti, un Sinner, che quindi ottieni risultati, sei giovane e vedi la tua vita cambiare da così a così, perché alla fine è inutile negarlo. Quando sei un 200 al mondo è un conto, quando hai 19 anni, 20 anni ed entri nei primi 20, o quantomeno stai entrando, come per Musetti, tra i primi 60-50 al mondo, fa tutta la differenza del mondo. Sì, non ultimo, che comunque diciamocelo, fa la differenza anche il conto in banca, perché io mi immagino un ragazzino di 19 anni che fino a quando ha 19 anni magari in banca c'ha i suoi soldini guadagnati a fatica con i circuiti ETF, Challenger, eccetera, e nell'arco di una settimana, perché poi la classifica cambia di settimana in settimana, non solo la classifica, la popolarità e soprattutto il conto in banca cambia, e non siamo tutti preparati a dire: ah, vabbè, c'ho il mio team che gestisce, c'ho mamma e papà che gestiscono, Sì. va tutto bene, tutto a posto. Il rischio è quello di E cullarsi un po', no? Di arenarsi un po'. assolutamente, anche Molto. perché in effetti il tennis rispetto, vabbè, bisogna andare già molto più indietro, però il tennis ormai è uno show business, quindi un tennista professionista che è anche un po' magari carino, affabile, che crea magari scompiglio in campo, è un personaggio di dominio pubblico, cioè diventa Sì, un personaggio dello spettacolo, come un attore, certo. e con tutte le conseguenze. E quindi quando arrivi al Roland Garros non sei da solo con la tua borsa, ma sei attorniato da giornalisti, ragazzine, eccetera, eccetera. Quella roba lì io ho notato, per certi versi, io mi ricordo una partita di Agassi, parliamo del metà anni 90, a Wimbledon, un secondo turno, dove ha perso, era il periodo in cui Agassi stava andando molto giù in classifica, Calo. e io mi ricordo, ero un ragazzino, e dicevo: ma com'è possibile che Agassi, secondo turno di Wimbledon, fuori da Ken Fleck? Parliamo di un giocatore che nel doppio era anche bravino, ma in singolo, lo diceva lui stesso: io non Meno. sono un singolarista. E anni dopo, leggendo anche il libro di Agassi, ho scoperto il retroscena di alcune partite tipo quelle. Non c'entrava niente il tennis, era miriade di motivazioni personali, in quel caso lì anche problemi anche di carattere, che ne so, alimentare piuttosto che droghe, piuttosto che altre cose. Noi molte volte vediamo, tu me lo dirai meglio di me, li vediamo entrare in campo, poggiano la loro borsa, iniziano a giocare, vincono, perdono, escono, e per noi quello è il giocatore. Non... Ora si sa Come un po' di più se perché... fosse un robot, no? Sì, come Poco se... umano, esatto, e giocatori di tennis, punto, senza considerare ovviamente che sono umani anche loro e hanno una vita come tutti noi, per cui è Sì. giusto prenderlo poi in considerazione. È chiaro, non sai cosa stanno passando, però per esempio nei giorni, insomma, in tempi moderni, queste settimane, basti pensare a Monfils, a Thiem, insomma, a giocatori che hanno sempre espresso un grande tennis, specialmente Thiem negli ultimi 6-7 anni, e che sta vivendo il primo vero momento di crisi. Ma perché? Vai a capirlo, perché qualcuno dice ha vinto lo Slam, si è un po' adagiato, non lo sappiamo, può essere anche che ci sia qualcosa di extra al di fuori del campo. Però la cosa fondamentale da, secondo me, rimarcare è che tutti i giocatori, da Agassi a Thiem, a chiunque vogliamo, hanno comunque dei momenti di crisi, attraversano momenti di crisi, ma è naturalissimo, è giusto che sia così. Esatto. E L'eccezione per sono i far... Nadal, i Djokovic, questi qui, detta, anche se lo stesso Djokovic ha vissuto un periodo un po' così.
per cui se può lui, possono tutti. No, no, assolutamente. Anche perché, proprio per capire, prima dicevamo, prima di andare online, chi arriverà dopo i Fab 3, nel senso, è ovvio che nel momento in cui questi giocatori si ritirano, e credo, io me lo auguro più tardi possibile, ma non tanto perché non mi piacciono gli altri giocatori, ma perché comunque generano ancora competizione ad altissimi livelli e quindi è proprio bello vedere che ancora dopo 35 anni, che una volta era l'età a cui non arrivava quasi nessuno tennisticamente, Agassi è uno dei pochi di quegli anni lì che oltre 35 è andato avanti ancora a buoni livelli. E quindi, secondo te, in questo momento, a parte quello che dice la classifica, quindi se non sbaglio, dopo Nadal e Djokovic c'è Medvedev E adesso, adesso è due addirittura Medvedev. è numero due. Secondo te, per uno come Medvedev, che fra l'altro è un giocatore mentalmente molto particolare, io devo dire che dei primi 10, quindi Medvedev, Tsitsipas, Thiem e chi c'è anche Rublev, Zverev, devo dire che secondo me è quello un po' più preparato, nel senso, nonostante anche lui non abbia ancora vinto, fra virgolette, i cosiddetti tornei maggiori, a parte degli ATP 1000, se non correggimi se sbaglio, perché negli Medvedev, ultimi. sì, ha Sì. vinto. Sì. Pensi sia in questo momento quello che meglio incarna da un punto di vista mentale il tennis di oggi o è alla pari magari con qualcun altro? Ma di solito si dice che la classifica è meritocratica, no? Quindi se è il numero due al mondo, Medvedev, un motivo ci sarà. È anche vero che lui, quando ha avuto la possibilità di diventare il numero due e di scavalcare Nadal, quando è stato a Rotterdam, se non vado errato, ha perso subito all'esordio. Quindi, in un certo senso, ci ha dimostrato che nel momento in cui ha avuto la grossa chance di fare la storia, perché insomma, riuscire a risarcionare Nadal e quindi ecco, a togliere Djokovic e Nadal dalle prime due posizioni mondiali, vuol dire tanto. E lui un po' di pressione l'ha avvertita. E secondo me è un giocatore, vabbè, fenomenale, lo sappiamo, soprattutto sul cemento all'aperto, e anche indoor comunque l'ha dimostrato. Deve fare però qualcosina in più sulla terra, questo è fuori discussione, perché ha vinto quest'anno il primo match a Roland Garros, per un numero due al mondo fa un po', no? È un po' strano, Un po' particolare, è un sì. po' particolare. Io credo che tra tutti, non dimentichiamoci che Medvedev comunque è un 96, quindi ancora giovane. Però tra tutti quello che vedo in proiezione più pronto mentalmente, per quello che vedo, per quello che anche dice nelle varie conferenze, è Tsitsipas. Perché è un giocatore che a parte che sta migliorando tantissimo, lo vedi che è uno che si impegna tanto, non che gli altri non siano, ecco, dediti, no, al lavoro e quant'altro, ma vedi che ha quel fuoco dentro, che lo caratterizza magari rispetto a tanti altri. È un giocatore che ti dice che vuole fare tanti match di doppio, per migliorare le proprie prestazioni in singolare, e quindi con un gioco un po' più votato all'attacco, per capire i tempi per la discesa a rete, migliorare sotto il piano delle volée, la risposta e quant'altro. Un giocatore che pensa una cosa del genere già capisce che ha una marcia in più, secondo Sì. me. E Sì. senza nulla togliere a Medvedev, io credo che siano loro due, Tsitsipas e Medvedev, i giocatori che nell'immediato, ecco, Sì. possono fare più male ai Djokovic e Nadal e magari vincere per primi qualcosa di grosso, ma per grosso intendo Slam, perché Medvedev ha già vinto dei Master 1000. E per il resto, vediamo, Thiem è riuscito a inserirsi agli US Open, quindi bravo lui, deve ringraziare Djokovic penso non so quante volte, però alla fine ha vinto lui e tanto di cappello. Vediamo, perché poi ci sono i vari Zverev che comunque per l'età che ha vinto tantissimo anche lui, eh? Cioè, adesso però che manca? Manca perché la gente difficilmente riesce a essere molto oggettiva. Uno Zverev, un Medvedev hanno vinto tanto. Diciamolo, diciamolo, Luca, la gente non No, è oggettiva. no, perché pare davvero che uno sia fallito se non Sì, ti è vince uno Slam. vero, Allora un è vero. Albagnano è un fallito, non credo proprio, anzi. Vincere lo Slam non è facile, è un po' come vincere la Champions League nel calcio, cioè, non è che c'è una ricetta particolare con No. Djokovic, Nadal, con tutti i vari turni, perché io credo che a differenza del passato,
oggi il livello medio sia molto più alto, e per livello medio intendo i primi 50-60 al mondo. Forse prima, nei primi 10 c'era qualcosina in più, cioè non c'erano solo i Djokovic, il Federer e Nadal, ma anche i primi 7-8 erano molto forti e più o meno tutti allo stesso livello. Adesso però passare un primo turno, un secondo turno, un terzo turno slam, magari i primi due è un po' più semplice, ma già dal terzo, esempio abbastanza banale, oggi Tsitsipas al terzo turno affronta Isner, come terzo turno slam non è proprio una sciocchezza, per cui... Direi di no. Cambiano, secondo me cambiano, sono cambiate tante, tante cose. E vediamo, c'è lo Zverev di turno, c'è Rublev che secondo me però ha troppo bisogno... Cioè, se sta bene fisicamente, se sta bene fisicamente è un rullo compressore, però stare bene fisicamente per praticamente 11 mesi l'anno non è semplice. Quindi no, anche perché... O sei Nadal, cioè, è il problema è che poi hai comunque inevitabilmente delle ricadute dopo. Quindi io mi ricordo Djokovic nel 2015, che ha fatto un'annata pazzesca, ovviamente poi ha avuto un pelino, un piccolo calo, ma più che altro perché... Anche la classifica odierna rispetto a quella magari di un po' di anni fa, che ti obbliga, fra virgolette, a mantenere l'anno dopo i risultati che hai fatto l'anno prima, altrimenti perdi punti, e quella è una pressione non indifferente, non solo tennistica, ma anche a livello di calendario. Uno deve organizzare un calendario sapendo che se l'anno prima sei stato favoloso, l'anno dopo devi almeno mantenere, se no vai giù. Sì, c'è la cambiale, esatto, c'è la cosiddetta cambiale in scadenza, per cui sì, e magari se sei Djokovic, Nadal o Federer hai acquisito quell'esperienza tale che sei in grado comunque di gestire tranquillamente quel genere di situazioni, altri no, nel senso che vediamo il prossimo anno Urkash quando dovrà difendere il titolo di Miami, come si comporterà, non è facile, perché comunque sei consapevole che hai costruito la tua classifica su un totale di 3.000, per dire, 4.000 punti in un anno, e quei 1.000 punti derivano da una sola settimana, settimana e mezza, quante Miami. Caspita, la pressione è alta. Io capisco, cioè, non è facile. No, no, assolutamente. Introduciamo i nostri italiani. Così, pur parler, questo momento, qual è quello che preferisci, diciamo, comunque che secondo te ritieni più... anche come personaggio, quindi non solo tennisticamente, perché abbiamo una rosa, devo dire, molto variegata di tennisti, cioè sono tutti molto diversi, sia come personaggi, sia come età, sia come gioco e anche come classifica, perché comunque abbiamo nei primi 100, se non sbaglio, 9 o 10 giocatori attualmente. Beh, ogni settimana poi magari una volta è 9, una volta sono 10, ma sono tanti, sono comunque siamo tanti. Lì. Anzi, se non sbaglio, siamo la nazione messa meglio al momento come numero di giocatori, ma al di là dei numeri direi che è abbastanza evidente. Sì, sì, come numeri no, perché c'è ancora la Spagna un po' più avanti, però gli Stati Uniti, però se calcoli e vedi l'età media c'è una bella differenza, perché la Spagna nei 100 la Spagna ancora i Nadal, i Verdasco, i Lopez, voglio dire... Anche loro, non credo che Nadal, non lo so, però Lopez e Verdasco sono un po' più sul viale del tramonto, ma tanti altri, di turno, insomma, sono tanti i giocatori over 30, e sicuramente questo non favorisce la Spagna, che secondo me comunque già con Alcaraz, per dire, ha un bel ricambio. È un bel ricambio, sì. Noi però abbiamo un'età media molto più bassa rispetto alle altre nazioni, e questo credo sia sicuramente positivo. Quindi... Fra i vari Musetti, Sinner, Berrettini, il solito Fognini, eccetera, chi è che in questo momento, al di là del Roland Garros, in generale vedi messo un po' meglio, anche dal punto di vista, parliamo anche dal punto di vista mentale, visto che è l'argomento un po' che contraddistingue questa chiacchierata? Beh, dal punto di vista mentale, io credo che dei quattro il più forte oggi sia Berrettini, ma non solo perché lo dice la classifica, ma perché Berrettini ha dimostrato che se sta bene fisicamente, perché in realtà il punto debole di Berrettini è il fisico, perché per il resto ha dimostrato, anche in questo 2021, le partite che deve vincere le vince. Quest'anno ha perso solo 5 match con Zverev, Tsitsipas, Medvedev, cioè non è che ha perso col, passami l'espressione, il primo, no, scappato di casa. E poi ecco, è proprio il prototipo del giocatore moderno, servizio, dritto, palla corta,
perché sembrerà banale, ma un lungagnone come Berrettini, no, no, così alto, che ti sa giocare le palle corte in quel modo, sia sul lato destro che sinistro, quindi denota anche una certa sensibilità, ed è riuscito anche grazie a Vincenzo a comunque a produrre dal lato sinistro del campo uno slice di rovescio, un back a seconda delle situazioni, fenomenale come quello. Beh, poi ho letto, per esempio, curiosità abbastanza banale, è stato scritto sui social, non mi ricordo chi e dove, però mi è stato scritto, però ancora il rovescio coperto. Ho capito, se avesse anche il rovescio coperto top, Berrettini non sarebbe numero 9-10 al mondo, sarebbe numero 2, numero 1, non lo so. Ma per che cui... poi non è neanche così, io lo dico proprio da un punto di vista tecnico, è sicuramente meno efficace del diritto, ma ragazzi, il suo rovescio non è di un terza categoria, cioè è quello comunque è un rovescio che palleggia con i migliori 10 del mondo. Esatto. Poi sicuramente non chiude magari con il rovescio a due mani come può fare un Djokovic, però ci palleggia e ci dice... Sì, no, magari un colpo più di costruzione, non per finalizzare, per chiudere. Sicuramente. Quello siamo d'accordo, però voglio dire, è sempre comunque un buon colpo. Per cui, tornando alla tua domanda, penso che Berrettini oggi mentalmente e in linea generale sia il più forte, ma anche il più, ecco, adatto, secondo me, a vincere nell'immediato qualcosa di grosso. E dal punto di vista mentale, Sinner, secondo me, dopo Berrettini, ha dimostrato di essere un giocatore. Beh, basti pensare alla partita con Herbert a Roland Garros. Mamma mia. È vero che ci ha messo molto del suo il francese per perderla, questo bisogna dirlo, bisogna essere onesti, però sì, non tutti poi l'avrebbero comunque girata, perché poi comunque c'era un altro set, insomma, bisogna considerare un po' tutto questo. Mentalmente Sinner, per l'età che ha, è super maturo. E Musetti ci piace per come gestisce, ecco, il suo tennis in maniera così fantasiosa, però basta pensare anche alla partita di ieri con Nishioka, l'ha vinta in 3-7, quindi bravo mentalmente a levarsi un po' dall'impaccio del primo parziale, perché è andato avanti, poi è stato ripreso, ha fatto un po' di confusione perché magari la voleva vincere, voleva dettare lui il gioco, ma in maniera non esatta, nel senso che un kick sul dritto mancino di Nishioka non pagava tantissimo. Però ecco, la cosa bella di Musetti, ad esempio, è che magari mentalmente ancora non è maturo come Sinner, però quando ci sono i big match si esalta e difficilmente stecca la partita. E questa è un'abilità, perché c'è chi magari vince le partite, tra virgolette, sulla carta alla portata, e chi invece nei big match si scioglie un po'. Invece lui è esattamente il contrario, ti può perdere la partita come con Nishioka a Parma, ma poi te lo batte una settimana dopo a Parigi, perché comunque la posta in palio è più alta. E questo penso sia comunque un qualcosa di positivo. Sì, infatti stavo pensando proprio adesso la differenza anche fra il 2 su 3 e il 3 su 5, che comunque da un punto di vista mentale, secondo me, fa venire fuori. Non è un caso, secondo me, che uno come Zverev, che come dicevi giustamente tu, ha vinto già molto, però proprio sul 3 su 5 lui probabilmente fatica a mantenere quella tenuta tecnica e mentale, perché Zverev, io me lo ricordo i primi anni quando era magro così, a Monte Carlo, che veniva da dire: come fa questo qui così magro a tirare così forte? E sembra che si sgretoli da un momento all'altro. Invece era tecnicamente elevatissimo. Però ancora oggi io credo che Zverev, giustamente per certi versi, lo dicevo anche con Luca Valdissera, ha anche altro oltre al tennis, come un Kyrgios, come giocatori che giustamente hanno anche una vita personale, che vogliono anche godersi ogni tanto, quindi ci sta che magari la fidanzata piuttosto che i videogame siano una buona distrazione dal tennis. Ovviamente tutto va gestito nella maniera migliore, perché faccio per dire, se tu passi a causa Covid tutto il tempo a giocare con i videogiochi, è giustissimo perché te lo puoi permettere, sai che però non ti stai allenando per quando poi la stagione riprenderà. Quindi, sempre tornando al punto di vista mentale, che influisce, io lo noto con i giocatori di categoria, ma non è molto diverso rispetto a un professionista che dedica del tempo di qualità a una cosa piuttosto che un'altra. Adesso non io non sono del settore, però comprendo perfettamente e credo, nel mio piccolo, che avere delle distrazioni sia fondamentale per un tennista, ovviamente. Perché fino a quando è una distrazione, penso porti giovamento.
Poi se, ecco, fai come il Kyrgios della situazione che si mette a giocare 24 su 24 può essere, ecco, un po' controproducente. Però credo, mi direi tu che comunque sei esperto del settore, che avere delle distrazioni sia importante. Proprio Santo Padre, io avevo letto un'intervista qualche anno fa, quindi non era il Berrettini di oggi, ne parlava appunto proprio di Berrettini, di un ragazzo che in maniera anche educativa non ha solo il tennis nella sua vita, quindi gli piacciono anche altre cose e ci dedica del tempo. Non è il classico tennista, invece, come mi diceva Baldissera parlando di Piatti e di Sinner, che per loro c'è solo il tennis, ovviamente porta risultati questo atteggiamento, però il rischio è, come io vedo nel tennis di categoria, soprattutto i ragazzini, gli junior, che dopo un po' ci sia una nausea da tennis e addirittura mollano, nonostante magari i risultati ci siano e il gioco ci sia. Perché comunque nel tennis, essendo uno sport individuale rispetto magari agli sport di squadra dove hai l'aiuto del compagno piuttosto che proprio del gioco di squadra, nel tennis non c'è questa cosa. Motivo per cui, se a un certo punto tu vai fuori per motivi magari non tennistici, sei tu che devi riprenderti, non può farlo Certo, qualcun altro per non c'è un te. aiuto esterno, chiaro. E se non hai la valvola di sfogo, il rischio è che, come un Borg che si ritira a 26 anni, nonostante abbia vinto tante cose, però avrebbe Se magari potuto dire. calcoliamo quel lasso di tempo, insomma, ritiro a 26 anni per quanto ha vinto, è impressionante. È Pensa impressionante. se No, fosse stata impressionante. all'inizio della carriera. Considerato che, sempre parlando di numeri, a me piacciono anche le statistiche perché mi affascinano i numeri legati al tennis. Lui non ha mai vinto l'US Open, nonostante sia arrivato in finale, mi sembra, 4 volte. Quindi immaginiamo un po' come Federer, che è arrivato in finale 5 volte a Roland Garros e ne ha vinto solo uno, però ha vinto anche tutto il resto. Ecco, giusto per. Wimbledon, insomma, non male, No, direi. ma allora, quando uno prende i numeri, deve prendere dei numeri di quel livello lì, secondo me, perché come dicevamo prima, il 3 su 5 è proprio uno sport diverso dal 2 su 3. Il 2 su 3, anche atleticamente, tu sai che durante l'anno hai partite 2 su 3, quindi ti alleni per un massimo di una partita di 3 ore. 2 su 3 è raro da andare oltre le 3 ore. Ce la fanno anche, ma lì sono casi abbastanza estremi. Il 3 su 5, anche a Wimbledon, che uno dice sull'erba si gioca sicuramente un po' meno, abbiamo avuto partite, Isner se lo ricorda, nonostante Madonna. io mi ricordo che ne avevo visto un po' di quella partita perché pensavo stasera il risultato ci sarà, invece è andato il Chissà giorno se esiste qualcuno nel mondo che davvero se l'è vista tutta. dopo. Ah, Ho i miei dubbi. l'arbitro È vero. sicuramente. Insomma, vedersela, ma non per l'Isner della situazione o il Mau, è stancante vedere tante ore, insomma, Beh, di io una partita di video su tanti giorni. mi ricordo quando sono andato a Wimbledon 2012, c'è una targa proprio fuori da Come quel no? campo che appunto con scritto qui si è Questo è il giocato il piano match più del match. lungo della Sì. storia. Particolare. È meritata, direi meritata. Assolutamente sì. Luca, ti lascio con un'ultima domanda relativa a tennisti del passato, se ti va. No? Un tennista e una tennista che per te hanno segnato magari anche, che ne so, l'amore per questo sport o che hai seguito con particolare interesse. Sì, allora, prima di risponderti a questa domanda volevo anche menzionare Fognini, che prima non ho menzionato, no? Nel novero degli italiani, perché Fognini, sono onesto, per quello che ha fatto in questi anni, per come ha tirato la carretta, non si può non menzionare. Ed è un Assolutamente. giocatore meraviglioso, cioè quello che fa Fognini anche da fermo, ne sa qualcosa anche Montagnès, a Parigi è un qualcosa di incredibile, per cui tanto di Vero. cappello anche a Fabio. Detto questo, passato al maschile, senza ombra di dubbio, allora il primo vero amore è stato Safin, amore vero. Marat, Amore vero della mamma. serie che io saltavo anche a scuola o mi facevo mandare, perché prima non c'era internet, no? Sui cellulari, mi È facevo vero, è vero. mandare i messaggini da mamma, quanto fa, quant'è, e per cui le seguivo tutte. È stata, ecco, una bella cavalcata, però ancora prima.
quindi ti parlo di amore vero, però il mio primo, ecco, contatto col tennis è stato con Querte a Parigi. Guga. Con il grande Guga, e da lì è iniziato, è scoppiato, ecco, questo amore per il tennis, però con Safin, ecco, l'amore è uno solo alla fine, no? Nel tennis, secondo me è così. È stato Safin e sarà per sempre lui, perché come, non solo come tennista in sé per sé, perché insomma è sotto gli occhi di tutti quello che è stato Safin, rovescio, le Safinette, tutto il resto, il contorno. La quant'altro. Facilità di gioco impressionante, se lo guardi ancora oggi, io mi ricordo quegli anni lì, 2003-2004, sembra che non facesse niente, veramente, no, e la palla andava ad una velocità scoppiava, poi quella semifinale con Federer, insomma, credo che rimarrà nella storia per sempre, però ecco, la cosa che mi è sempre piaciuta di lui, oltre al personaggio, perché no, uno lo può un po' identificare come il guascone, no? Il classico ragazzo, eh? Però comunque in campo ha sempre avuto un fair play incredibile, tutti gli avversari le hanno sempre portato un rispetto enorme, questo perché lui magari fuori dal campo era giustamente un ragazzo che si divertiva, faceva quello che voleva, a proposito di distrazioni, però dentro al campo aveva un rispetto da parte di tutti, gli era riconosciuto un rispetto da parte di tutti davvero incredibile. E questo credo la dica lunga, no, sul personaggio e sul tennista che è stato. Poi si dice poteva vincere di più o di meno, secondo me lui è contento di quello che ha fatto. Anche perché non ha fatto poco. Io ricordo la finale degli US Open contro Sampras, che l'ha distrutto in tre set. Era veramente stata una lezione di tennis. Peccato che in teoria la lezione la doveva dare Sampras a Safin. In teoria. E poi, no, io Safin l'ho visto a Monte Carlo, anni, ci parlo ormai di almeno 15 anni fa, era, sì, una facilità di gioco e una facilità di recupero, perché comunque Safin era un bestione di 1,90 m. Un armadio a quattro ante. Un armadio a quattro ante che però si muoveva come, io faccio un paragone con Serena, per certi versi, che comunque è un donnone che però è scattante sul campo, e muovere quella massa muscolare a quelle velocità per così tanto tempo non è facile. E poi comunque aveva anche Estro, aveva un servizio impressionante, una seconda che perché di solito il grande servitore si vede la seconda di servizio, no? E Safin la seconda faceva la differenza, e poi mi confermerai il rumore che faceva la palla, insomma, dalla racchetta di Safin quando partiva di rovescio, metteva un suono che altri giocatori non sono in grado di fare. Mi hai ricordato delle cose, adesso vado a rivedermi vecchie foto, perché no, di quegli anni lì Safin era di gran lunga uno dei miei preferiti, anche proprio per il personaggio, perché comunque russo, un po' pazzerello, a parte le Safinette, cioè era un personaggio che le avute di uscite, non so se ti ricordi l'uscita del, ci fu una conferenza stampa, gli chiesero: ma è vero che sei andato, che hai pagato delle donne per venire a letto con te? Lui rispose: no, le ho pagate per farle andare via. Cioè, uno che ti risponde in questo modo è un fenomeno. La brillantezza lì per lì di dare una risposta del genere vuol dire che non sei una persona comune. Personaggio meraviglioso. È una stupidaggine, però avere la brillantezza, è un uomo molto intelligente. Sì. Parlando di donne, allora, passato senza dubbio, ti parlo di quello che ho vissuto, perché poi io uno vede, no? Certo. Navratilova, i video, Graf e quant'altro, ma per quello che ho vissuto, a me è sempre piaciuto moltissimo Enen. Justine Enen. Rovescio clamoroso. Parlavamo di Safin, armadio a quattro ante, dell'abilità, no? Nel riuscire a spostarsi, a muoversi. Enen, piccolina. No? Giocava un tennis strepitoso. Piccolina. Se pensi che, insomma, quel rovescio a una mano oggi è praticamente scomparso, estinto, non esiste praticamente più nessuna, parte qualche raro esempio di giocatrice, però non al vertice, e Enen, Moresmo, insomma, queste giocatrici con rovescio a una mano deliziavano il pubblico dell'epoca, mi ricordo, insomma, delle finali a Wimbledon, delle prestazioni spaventose. Poi magari ti vedevi Williams contro Enen e dicevi, vabbè, quella è il quintuplo, eppure Enen riusciva a tenere testa, a vincere, che
insomma, match importanti, slam e quant'altro. Ecco, quella è stata un'epoca a livello femminile impressionante tra Clijsters, Moresmo, insomma, Nen, Williams, ancora, insomma, Pierce, erano un bei tempi. Sì, sì. No. E era anche adesso abbastanza vario, anche se io mi ricordo in quel periodo lì sono venute fuori le varie, appunto, Sharapova, diciamo, le giocatrici bimani che la facevano da padrona, a parte la Enen e la Moresmo, erano veramente poche agli alti livelli, un po' come adesso, anzi adesso praticamente non c'è nessuno, che però reggevano quel livello, nel senso, sì, la Enen è venuta fuori nel periodo massimo di Venus e Serena, quindi io mi ricordo quando in finale arrivavano sempre queste due e tutti dicevano, vabbè, tanto decidono loro chi vince. Chi vince, certo, lanciano la monetina. Esatto. Decide il papà. Esatto, decide il papà, stasera vince Serena. No, inserirsi tra le sorelle, insomma, non era affatto semplice. Per cui... No, anche perché le sorelle, mi spiace che Venus, anche se ancora lì, è andata un po' a svanire, anche se per certi versi era quella anche stilisticamente un po' più bella da vedere, perché era un po' più slanciata rispetto a Serena, però io per Serena ho personalmente un amore enorme per tutto quello che ha fatto nel tennis, perché non solo al livello di risultato, si è lasciata anche lei a volte a esempi o situazioni o eventi un po' brutti, anche mi ricordo la Osaka, esatto la finale, quindi, era un po' non è stato molto bello, esatto. Però parlando di tennis, esatto, una campionessa, sì, tutto tondo, secondo me, di raggiungere i 24 slam e di eguagliare il record di Margaret Court. Hai tirato fuori un altro nome, ma non c'è più tempo per parlare di tanto tennis. Mi hai stupito però con queste scelte di Safin e Nen, perché comunque sono giocatori che, sembra strano, ma appartengono già al passato del tennis, perché comunque si parla già di almeno 15 o 20 anni fa. Quindi, sì, una quindicina di anni fa, sì. Una quindicina, perché la Nen forse si è ritirata un pelino dopo, ma Safin... forse un pochino prima. Sì, Safin, quella famosa partita con Del Potro a Bercy, che vinse anche un set con Del Potro. Parliamo, aspetta, di... questa la son persa. La partita con Del Potro a Parigi-Bercy fu l'ultima di Safin in carriera, insomma. Ah. Parliamo di 13 anni fa, se non vado errato. Siamo nel 2021. 2009. È lì, è 2009. E si è ritirato presto, se pensi che comunque, insomma, è vero che Federer è un'eccezione, però... Sì. Insomma, stiamo là. Ma lui voleva fare politica, a quanto pare, sì, poi voleva entrare... Non gli andava più di giocare. Però per come già... È vero che ormai aveva perso le motivazioni e senza motivazione avanti non puoi andare, però giocava comunque a un livello almeno da top 40 in quell'anno, minimo. Sì, insomma... Alla fine sono scelte, e giustamente, ecco, a me piace anche una presa di posizione del genere, uno che ti dice, guarda, non ho più motivazioni, ho dato il meglio, preferisco farmi da parte e costruirmi un'altra carriera perché so che non posso dare più di tanto al tennis. Sono scelte personali, insomma, però... No, sono d'accordissimo. Luca, che dire, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, perché io sono dell'idea che chiacchierando con persone che hanno a che fare col tennis in maniera differente da come può essere la mia, quindi da istruttore, c'è sempre non solo da imparare, ma anche da capire che ci sono punti di vista totalmente diversi, a volte anche opposti a come uno vede il tennis, ma che comunque portano a delle riflessioni. Io sono uno, forse a volte esageratamente riflessivo nel tennis, ma perché mi piace l'idea che ognuno di noi possa vivere il tennis, possa... sia quello giocato, sia quello visto in televisione, in maniera costruttiva, oggettiva, in modo che ne prende anche le sfumature che a volte non riesce a vedere. Quindi io ti ringrazio molto, spero di aver fatto una bella chiacchierata, di aver toccato dei temi interessanti, e chi lo sa, magari ci vedremo un'altra volta, o così live, o magari live di persona, magari a qualche famiglia. Sarebbe meglio. Sarebbe decisamente
decisamente meglio. Vorrebbe dire anche, insomma, che questo periodo ce lo stiamo lasciando definitivamente alle spalle. Esatto. Ti Grazie. ringrazio ancora e niente, chiudo la diretta. Ciao Luca, grazie mille. Grazie a te, Marco.